Buongiorno a tutti, mi chiamo Giusa Apparenza e frequento un centro chiamato OICOS per ragazzi con disabilità. Oggi voglio raccontarvi il mio telefilm preferito, L'amica geniale. Le amiche si chiamano Elena Greco, soprannominata Lenù, e Raffaella Cerullo, soprannominata Lila. Le amiche si conoscono in un rione abitano in un rione di Napoli negli anni 50. La loro amicizia nasce dai banchi di scuola e entrambe sono le più brave della classe. Infatti, la loro maestra le elogiava molto a continuare gli studi. Le due amiche sono praticamente diverse. Lila è più sfrontata e responsabile, mentre Lenù è più pacata e tranquilla. Le due ragazze vivono molte esperienze significative insieme: la lettura del libro Piccole Donne, la gara scolastica Maschi contro Femmine, l'incontro con Donna Achille. Tutte queste esperienze però segneranno il loro futuro, che le vedrà separate, visto che Lina inizierà a lavorare, mentre Lenù continuerà gli studi scolastici. La loro amicizia non finirà, anzi, il loro legame, così profondo, segnerà tutti gli ostacoli.